agli anime in altre lingue. Questo lo voglio troppo vedere. Questo lo voglio un sacco vedere, sono stracurioso. Just like that! Let them go fast! Come, scusami? Come, scusami? How dare you treat girls like that? Let them go fast! Let them go fast! Buonasera, Andre. Come, scusa? Stasera finalmente posso dedicare la serata a guardare la live. Anche se il motivo è che mi è venuta la congiuntivite e non voglio attaccarla a nessuno, quindi non esco. Vabbè. Potrei avere la benedizione delle papere per sperare in una veloce guarigione? Ti benedico, Palatino. Grazie mille per ci... Non occhiare le altre persone. Ma perché? Benvenuti a un nuovo video dove reagisco ai miei personaggi, quelli che io ho doppiato in italiano, doppiati in altre lingue. E la cosa mi incuriosisce molto, incuriosisce anche voi, anche perché ci sono il primo e il secondo video che sono usciti dove c'è Ragnar, c'è Zamasu, Doflamingo. Per adesso, ragazzi, Odin prepara un festin, rimane attualmente la più bella mai sentita per ora. Tantissimi altri miei personaggi. Io proprio vi ricordo che con Prime la sub è gratuita, quindi cliccate sulla stellina abbonati, così non vedete neanche più le pubblicità, avete tutte le emoticon. Dai! E con Prime è gratis, se no sono 4 euro al mese, dai! Oggi invece andremo a vedere l'attacco dei giganti, la fantastica signora Maisel, E-Man e Demon Slayer. Partiamo da Demon Slayer. Fantastica signora Maisel, E-Man. Perché E-Man è diventato gay? Perché E-Man è diventato improvvisamente Lucio Battisti in versione anime, scusate. E-Man non era un armadio a 16 ante. No, non era così E-Man. E-Man non era un armadio a 16 ante con dei muscoli sproporzionati che sembrava Arnold Schwarzenegger. Perché E-Man è diventato un 17enne uscito dall'ITIS, scusate. Qui non è trasformato, è uguale, ma anche di faccia però. Di faccia E-Man e Chad. Perché questo qui è uno dei Tokyo Hotel, scusatemi. E Demon Slayer. Partiamo da Demon Slayer, Tengen Uzui, Katsuyuki Konishi in originale. Infatti, il primo che andremo a sentire è quello originale. Jimmy ni shipparun ja ne yo. Omae wa sakki shirei ga kiteru daro ga. Per me il giapponese è bello in generale, quindi... È Young Man, ah ok. Te vero? Ica che ne sciare! Onna no kuni ni seru da! Te o harase! Per me il giapponese è bello, io non riesco a trovarlo brutto, il giapponese non ce la posso fare. Questo è l'originale. Si segue sempre l'originale, sì, però adesso, stavolta, l'abbiamo trovato veramente in tantissime lingue. E molto spesso voi avete commentato gli altri video dicendo: Maurizio, reagisci allo spagnolo dell'America Latina, che sono molto più bravi i doppiatori che parlano lo spagnolo dell'America Latina. E ce l'abbiamo, finalmente, una clip di Uzui. Sono doppiati in Messico. In Messico. Tutto in Messico. Hola Pedro, eso es eso state. Sigo doppiano per tutta l'America Latina. Fantastico. Son muy irrespetuosas. Son muy irrespetuosas. Andale, andale. ¿Dónde está la playa? Se les olvida que deben seguir órdenes. Non so perché mi è venuta voglia di ballare una canzone, mi è venuta voglia di ballare la lambada. Stai smucciando. Guarda adesso lì, cazzo, Mauri. Para. Oigan, bichos, ya. ¿Cómo te atreves a tratarlas así? ¡Suéltalas ahora mismo! ¿Me sigue? Cosa? In realtà è vero, suona diverso dallo spagnolo. De Odin che prepara un festin. Che Odin che prepara un festin è lo spagnolo? Ni. No? Che Odin prepara un festin. Questo rimane il migliore. C'è lo spagnolo invece, sì, è subito sotto. Sentiamolo invece in spagnolo per fare così il paragone. No tires de mi de forma tan sosa. Non tienes fermir da formatar le sosas. Già sabes quali sono le ordini. Vedi? Hanno ragione. Fanno le telenovelas. Rosita, prepara le macine per il combattimento. Alla caccia! Alla torno!
a la gogna. ¿Qué les estás haciendo a las niñas? ¡Suelta! È bellissimo. ¡Dalas ya! Qui... Però per me il tedesco rimane il migliore per quelle cose lì. Però c'era del pathos rispetto alle altre volte. Ma stavolta sono molto curioso perché abbiamo delle lingue che non abbiamo mai sentito. No, ti prego, io voglio il tedesco. Cioè, devi darmi il tedesco, ti prego. Tipo il tamil, telugu. Chi? L'indi. Che sono tre lingue dell'India. Esatto. Tre lingue diverse. Sentiamo il tamil. Io volevo dire a Diana niente tarpa. Ragazzi, questo sembra, questo sembrava un messaggio in reverse. A Giuliana, 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 Giuliana. Credo di averci visto RRR in tamil. Io sto solamente capendo. Scetto, eh? Ok. Ma vediamo a te il telugu, dai. Come, scusa? Ok. Ma vediamo a te il telugu, dai. Questo non è neanche brutto. Yeravaddo, miki pure aagnyalu vachai. Un po' troppo, però. Moschetto pure quello. Non riescono a stare tanto sulle facce esagerate, eh. Cioè, sì, questo non era neanche male, anche perché vagamente sembrava giapponese, un po' però. L'intensità, per esempio, quando si vede Tanjiro la faccia è bella intensa, ma sulla scena comica sono un po' moschetti, invece dovrebbero esagerare di più, secondo me. Cosa che in Europa si tende a fare di più. Per questo volevo sentire il francese. Dovrei mettere più de determinazione. Vorrei mettere presa la determinazione. Preparatevi, mon ami, presto assaggeranno i nostri bombardieri. Preparate il croissant armato e la baguette nucleare. Sì, presto scopriranno il potere dell'escargot esplosivo. Tirate il cannone a lumaca. Bravo, mon ami. Mon Dieu, stiamo facendo un ottimo lavoro. Toi aussi, tout comme moi, tu suis les ordres. Tu pourras au moins me répondre! Je ne lis rien sur ton visage! Tu n'as pas le droit de toucher aux filles! Lâche-les immédiatement! Belle. Lâche-les immédiatement! Mon chant, tu me belle! Lâche-les immédiatement! Mon chant, tu me belle! Ma siamo sicuri che non era in Bolognese l'ultimo pezzo? Lâche-les immédiatement! Mon chant, tu me belle! Lâche-moi le cinazze! Ben, cazzo le cinazze! Ti stai a portare le cinazze indietro? Ma scusa me, ma soffetto! Comunque è vero, ragazzi, il bolognese un po' assomiglia al francese, un po' assomiglia, sì, perché il bolognese deriva dal francese un po', il dialetto bolognese è un po' un seguito del francese, quindi è vero che ogni tanto il bolognese... un po' sembra francese, è vero. L'ho fatto bene in francese. Sì, c'è più poco emozionati, da fare. No? Però vedo Sara, qui, Paolo, che c'ho inglese... L'ho proprio fatto ridere, perché quello sembrava veramente tanto bolognese. Poi inglese e India. Ah, questa è una novità. Questo mi incuriosisce. Sentiamo prima inglese. You're not being very flashy. Sì, però... You're not being very flashy. Cioè, io capisco tutto, però dai, cioè, un po' meno. Che cazzo è? Cioè, te in fre, è buono qui, è buono qui. Need I remind you of the orders you received? Questo sicuro che non sia inglese. Non sembra neanche americano, sembra inglese. Cioè, proprio inglese. Le bambine hanno tutte la stessa voce in tutte le lingue. How dare you treat little girls like that? Let go of them, jerk! Questo non mi piace molto. Me, gli americani che doppiano gli anime non ce la posso fare. Sono tutti super cari. No, a me alcuni mi piacciono, altri no. Our friends are better. Inglese e India. Can you not stop that yanking? Vabbè, ma questo sembra Renzi che parla inglese. Questo sembrava Renzi. Cioè, my mother Ukrai ins the TV, shish. Questo sembrava che... Did you forget that you just received orders? Did you forget that just you received orders? Questo sembra un androide oppure... Sembra un po' tedesco, è vero? Do you forget that you received orders? Where are you going? Come here. Don't go like that. Please. Now we need to go. Oh. You really are unflashy. Yeah. You really are unflashy. How dare you treat girls like that? Let them go fast!
tedesco per un attimo è diventato tedesco. Ma perché? Perché farlo? Non ha senso. Perché? C'è già. È l'accento. E allora lo voglio in inglese e italiano. Ehi, hey, stop where you are. Qual è stato il mio stop where you are? Migliore secondo di quelli che abbiamo francese. Sentito. Francese. Sì, nonostante tutto il francese forse era quello più orecchiabile. Era molto buono. Bravissimo. Vabbè, portoghesi sappiamo che sono bravi, quindi l'opportunità ovviamente gliela diamo. Você tá muito comportadinha, sabia? Quer que eu refresque sua memória com as ordens que recebeu? Io continuo a sentire cacao, meravigliao, donde vao, o pranao. Io non ce la faccio. Il portoghese ogni volta lo sento parlare, sento tutto un au au. Tutto cosa facciamo, o cacao, meravigliao, donde vao. Brasiliano. Un gatto come la sua lingua, fa alcuna cosa. Stavolta no. Bravo, me lasci andarao, non mi trattenao. Cioè, l'intensità c'è, è un po'. Come si attreve a fare questo con esas meninas? Larga elas agora! Manca un po' di energia, manca. Un po' sì, un po' di cazzimma. Sì, è vero, è vero. E a questo punto sentiamo l'ultimo europeo. Non tirarmi in modo così banale. Smettila, hai ricevuto i tuoi ordini, no? Allora, però Mauri ha un problema, secondo me. E io qui lo dico con affetto, perché a Mauri li voglio bene, l'ho anche conosciuto, li voglio bene. Mauri ha un problema. Quando Mauri doppia questi personaggi, sembra un porno. No, Mauri sembra stia doppiando un film porno. Questo è il problema di Mauri. Sembra il dialogo di un pornazzo. Mi si è allagata. Sì, perché Mauri quando parla è in grado di far bagnare tutte le fiche del pianeta. Il problema è che ti sembra di sentire un film porno. Sì, ho capito anche la voce, ma è troppo profonda, però. È straprofonda. Sì, ma è troppo profonda. Cioè, sembra che stia sussurrandoti all'orecchio come vuole divertirsi con te, con i suoi quattro dildi e le manette in pelle. Cioè, non so come dire. Sembra un pornazzo, non un anime. Ma insomma, di qualcosa! Sai che odio la banalità! Sì, sì, grazie per aver invitato la sabbia! Basta! Che cosa stai facendo a quelle ragazze? Lasciale subito andare! Novara, bravino. Poi vabbè, mi piace, non mi giudico. Italia e Francia se la giocano. Se io dovessi escludere me, direi il francese. Sono sullo stesso livello. Sono bravi, quello francese è bravissimo, sì, bravissimo. Io non mi valuto. Tra l'altro Uzui ha due topolini che gli portano le spade ovunque lui si trovi, che sono muscolosissimi. Sono due topolini con la fascia ninja in testa e sono enormi e non fanno altro che fare pose. Entra. No, dicono una parola sola. Buscoli. Uno fa buscoli, buscoli. E l'altro fa buscoli, buscoli. Non tutti lo sanno, ma i due topolini di Uzui sono io, tutti e due i topolini. Anche quando corrono. Buscoli, 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 muscoli, 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 muscoli. E sono molto divertente. Ma soprattutto vi ricordo che per i video esclusivi potete abbonarvi al The Merluz Club, dove ci sono tantissimi approfondimenti sul doppiaggio e tantissimi. Vi ricordo che potete fare la sub, che con Prime è gratuita, che non guasta mai. Retroscena. Andiamo avanti, abbiamo decretato vincitore il francese. Francia 1, Italia 0. Francia 1, Italia 0. No, non è una gara. La fantastica signora Maisel, dove ho doppiato Zachary Levi. Fun fact, ho doppiato Zachary Levi prima nella fantastica signora Maisel e poi in Shazam. Ah. Sì, uscì il trailer di Shazam, arrivò Zachary Levi nella signora Maisel e chiamarono me perché avevo fatto il trailer di Shazam, quindi si sapeva che io avrei dovuto doppiarlo al cinema e per mantenere questa coerenza locale hanno chiamato me. Ma tra l'altro è vero che hai doppiato prima Shazam 2 e poi Shazam 1? Sì. Abbiamo una marea di quante lingue hai trovato? No, fermi. Ah, prima in originale, poi l'ho vista una che la devo sentire. I handled the whole thing with dignity, with grace. I handled it all very calmly. I handle things very calmly. I don't get mad. I can't get mad. When you're really tall, you can't get mad. You can't pace around and wave your arms in the air and raise your voice because people get scared. Un po' troppo raro, però The Real, grazie per i 22, baratino. Ma anche qui, l'americano e l'inglese non sono male, però... Nonostante io sia fortemente abituata a sentire la lingua inglese, perché è la lingua che tutti quanti sentiamo più di tutti dopo l'italiano, cioè nel senso, alla fine l'inglese ci fai talmente l'orecchio che ti sembra naturale. Il problema però è che quando sento americano inglese, quando parlano veloce, io sento sempre come se stessero, avessero una cipolla incastrata in gola. Non so, senti. You can't
can't pace around and wave your arms in the air and raise your voice. Wave your arms in the air! Because people get scared, see? Io non so come cazzo fanno a capirsi loro. Cioè, io loro quando parlo non capisco come facciano a capire che cazzo dicono. See, that's what people look like when you're really tall and really mad. I look like an angry building. Look like an angry building. All the goddamn time. But this time, you have pushed me too far. I perform surgery. I hold really sharp tools that I cut people open with, and if I cut them open incorrectly, they tend to die. And that's where you chose to send your mother. Quanto invidio Maurizio che ha fatto carriera come doppiatore. Bravo, io vorrei, ma mi caccerebbero a pedate a due finché non diventano dispari. Ma devi fare la scuola per doppiatori, Patatino. Grazie per l'ero. Non è che ce l'ha. What? I had no idea she was gonna do that. Bullshit, Miriam. You feel guilty. So you decided to get me settled so you don't have to feel bad anymore. Well, fuck that. Quanto cazzo è bravo, cambia ritmo, velocità. No, no, per essere bravo è bravo, perché è sicuramente bravo quell'inglese, però è troppo... La intensità, volume, è bravissimo. Quindi questa è la prima volta che... Cioè, nel senso, è il primo personaggio suo che hai doppiato. Sì, questa scena qui avevo già doppiato... Ma proprio è una cosa degli accenti americani, poi, perché poi gli accenti americani cambiano tantissimo anche da posto a posto. Cioè, io ho sentito un video di uno che non mi ricordo assolutamente di che stato era dell'America, che ricotta la pronunciava rigor. Ricotta rigor. Io l'ho sentito rigo, mi sta venendo da abbaiare automaticamente. Cazzo è rigo? Ma scusa, il primo rigore, Shazam. Ah, esatto. Perché è vero, perché nella questa stagione è nella stagione, è nella terza stagione questa scena. Arriva nella seconda, tra la seconda e la terza ho doppiato Shazam, quindi ce l'avevo un po', però va a dei ritmi incredibili. E ovviamente una serie TV, come in questo caso, si doppia con dei ritmi diversi da un film cinema. Qui non avevo i tempi che avevo col film cinema, qui bisognava andare più veloce. E però la voglio vedere in giapponese. Attenzione. Ho bisogno di vederla in giapponese, ragazzi. No, zio, no. No, la voce è sbagliata per il personaggio. La voce è completamente sbagliata per il personaggio. Cioè, la voce è straprofonda, sembra che stia per duellare contro Pegasus. No, è tutto sbagliato. Non c'è azzecca un cazzo. C'è il movimento, c'è zero movimento. Lo doppia come se stesse fermo. No, ragazzi, io vedo sta roba, cioè più che immergermi mi viene voglia di bombardare per l'arbor. Cioè... No, non riesco. Cioè, vabbè, mi sembra tutto sbagliato. Donna tokidemo, zettai ni. Demo konkai wa. È staccatissimo. Sì, è vero, sembra un anime. È vero, sembra tantissimo un anime. Cioè, non ce la faccio. Ma forse è anche questione d'abitudine, però secondo me il doppiatore ha doppiato male. Ha doppiato male, secondo me, il doppiatore qua. Cioè, nel senso, per me il doppiatore qui ha doppiato veramente male. Non c'era un cazzo da dire col personaggio. Non c'era variazione di tono. Cioè, ma poi sono troppo abituato a sentirgli... Gli americani fanno cagare a doppiare gli anime. I giapponesi fanno cagare a doppiare i film. I giapponesi fanno cagare a doppiare gli attori americani. Hai sentito i complimenti che ho fatto io prima a Zachary Levi? Movimento, volume, intensità, ritmo della voce. Questo non si muoveva, non cambiava volume e non cambiava intensità. È stato uguale. Lo metti su un anime e il doppiatore diventa Dio. Però cavolo, c'è veramente un abisso. Tedesco chissà come... Sì, tedesco è il mio preferito. Sentire uno incazzato in tedesco è la cosa più bella del mondo. L'ha fatto incazzato. Madonna, vai! Ich hab das alles mit Würde und Anstand gehandhabt. Und alles sehr ruhig und besonnen, so wie immer. Ich werde nie wütend, denn wenn man sehr groß ist, dann darf man das nicht. Dann kann... Si muove molto. Zinzanzenzan. Il tedesco lo sente tutto un zinzanzenzanzan. Zinzon zen zu ze zusammen, zen zin zan zen. Für die Pio. Ich bin wie ein wütendes. Und genau deshalb versuche ich die Kontrolle zu behalten. Dann sole die Kontrolle zu behalten. Eine Panzer in Sablix.
Austriche, Tigerstrasse, sie kann invadere il paese, ja, trascinare guerra, zinga sovietica Mosca. Si muove molto di più di così, eh. Senti quanto è fermo il doppiatore. Gli va dietro, ma... Deine Kartoffel Panzer Luftwaffe Wehrmacht! Non lo segue. La cosa che dicevi dei tempi, no? Si vede che sono cose fatte un po' di corsa. Cioè, sembrano quasi fatti... Poveri tedeschi, veramente. Cioè, la seconda guerra li hanno segnati, porca troia. Cioè, li hanno segnati permanentemente. Ogni volta che il tedesco ti viene il mettere la seconda guerra mondiale. In automatico. Io l'ho fatto, io ho parlato di questo nel doppiaggio italiano. Non so che tempistiche hanno fuori, eh. Diciamo che si percepisce che non c'è una cura estrema nel dargli tutte le... Andrea, mio nonno fascio, super fan di Testa Pelata, ti adoro e vuole adottarti, entro che io nel partito fascio avrei fatto carriera. Io, Giorgina, di a tuo nonno che naturalmente gli mando un abbraccio e un bacione, è un tesoro, ai nonni bisogna sempre volerli bene, però secondo me, signor nonno di Giorgina, io sarei stato preso dai fascisti e riempito di olio di ricino, perché purtroppo io ho il problema che avrei detto democraticamente quello che pensavo e all'epoca diciamo che non era proprio consuetudine lasciare la libertà di parola. Cioè nel senso, no, ti amo comunque, per l'amor del cielo, ci mancherebbe, mandagli un bacino e un abbraccio, i nonni mi hanno sempre amato indipendentemente, mi fa molto piacere, gli mando un bacino e un abbraccio, però nel senso, io mi sarei immaginato questa scena, tipo della serie al balcone di Piazza Venezia con Mussolini che dice abbiamo dichiarato guerra all'Inghilterra e alla Francia, e io da sotto nella piazza, ma porco... Arrestato immediatamente. E io, ma che cazzo stai a dire? Arrestato immediatamente. Mandato in galera subito. Quindi non so se avrei fatto molta carriera, però. Delle sfumature che aveva in originale. Davide suggerisce il polacco perché mi sa che ci darà delle soddisfazioni. Vai. Come, scusami? Polacco perché mi sa che ci darà delle soddisfazioni. Vai. Tak, bardzo przepraszam. Ma dov'è il doppiaggio, scusate? Ma chi sta parlando? Ma dov'è il doppiaggio? Dice il polacco. Ma è ventriloco, scusami, ma perché ha parlato e non muove le labbra? Che succede? Perché mi sa che ci darà delle soddisfazioni. Vai. Tak, bardzo przepraszam. Ma non ha parlato? Ma tak, Shadro Zedazam, aveva la bocca ferma, scusa. Chi ha parlato? Zachowałem się z godnością, z wdziękiem. Lo sapevo. Ho capito i doppiaggi polacchi, metto la voce sotto, ma almeno che coincidesse col dialogo, però. Ah, quella è la donna! Ascolta, io sono una donna forte e indipendente. Adesso devi smetterla di dirmi cosa devo fare. Non è proprio coinvolgente così il doppiaggio. Voice over questo. Voice over. Non posso essere nervoso. Fammi vedere se ride, mica se... No, ma il doppiatore polacco c'ha anche una bella voce, però non è proprio... Ride, mi ammazzo. Ale ty... Naprawdę przesadziłeś. È la via facile. Sì, ma questo è un voice over, non è un doppiaggio, scusa. È ghiacciante, dai, è voice over. Però in questo caso lui non ha avuto bisogno di replicare quelle emozioni, zero, perché zero. Le sentivi voice sotto, over. Quindi applicavi la traduzione alle emozioni che sentivi dalla Sai chi mi darà grande soddisfazione, Paolo? Il francese. J'ai affronté tout ça avec dignité, avec grâce. Je me suis pas énervé, j'ai gardé mon calme. Je m'énerve pas, je peux pas quand on est grand. On peut pas. Come, scusami, non ho capito, come puoi ripetere un attimo, scusi? Avec grâce, je me suis pas énervé, j'ai gardé mon calme. Je m'énerve pas, je peux pas quand on est grand. Allora, io non so che parola fosse lì, però è suonata molto strana, io non so che parola ci fosse lì sotto, è suonata molto ambigua, io non ho idea. On peut pas s'énerver, on peut pas faire 100 pas en agitant les bras et en élevant la... E pom pom pom, pim pom pim pom pom. Curiosità veloce sui doppiaggi polacchi. Loro usano voce monotona per tutto. Ma è utile sotto certi aspetti. Impari la lingua di sfondo. Almeno i miei parenti polacchi mi dicono che gli funziona l'ascoltare la voce monotona in voice over e sotto il doppiaggio originale. Vabbè, quello lo capisco, quello effettivamente aiuta per imparare. Grazie per il cibo. Ute papà, ute. Che pempolè, pompel pam pom pom. Pempom pempom. Le don, le croissant. Della baguette, l'escargot, e Torre Eiffel, e parbleu, della linea Maginot, del Louvre, e...
Les Champs-Élysées, les Champs-Élysées. J'ai l'air d'un gratte-ciel pas content. Si, gratte-ciel. Calme, tout le temps, continuellement. Mais là, excuse-moi. Là, t'as poussé le bouchon un peu trop loin. Bravo, cazzo, bravo. Ha seguito tutti i movimenti, il cambio. No, bravo e bravo, però le pampole per capom pom pom, cioè... Il ritmo, lo sapevo che mi dà soddisfazione. E ora invece voglio farmi male. Mettilo in spagnolo. La facciamo prima spagnolo, poi mettiamo latinoamericano. Perché abbiamo detto che i latinoamericani sono molto... Ho sentito pompini. Marco, grazie, mi sono toparati. Vabbè, i francesi quando doppiano c'è un sacco di pom pim pom pim pom pom pom. Bravi sugli anime, quindi capiamo se lo sono anche sugli esseri umani. Lo llevé con dignidad y educación. L'ho diventato l'ivicante de educación. Prontas, tesoros, prepara il tuo busto de culo. Presto il mio grosso cassone riempirà il tuo orifizio. Stai attenta, tesoro. Presto avremo tanti bei bambini. Yo me tomo las cosas con calma, no me enfurezco, no puedo. Si eres muy alto, no te enfureces. No puedes andar por ahí meneando los brazos y gritando porque la gente se... In questo momento sto sentendo andale, 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 arriba, arriba. Soy como una torre enfadada. Soy como una torre enfadada. Así que me calmo. Soy como una torre enfadada. Soy como una torre enfadada. Vuoi vedere se il mio grosso cazzo storiero. Olé, andale, andale. Ho il pisello enorme. Enfadada. Esta vez te has pasado de la raya. La voce mi sembra vecchia su di lui, però. Più che altro il discorso dell'America Latina, che usano parole diverse. Esatto, completamente. Quindi ci sta che non dica una torre enfadada, ci sta che non dica se assusta. Io ho capito una torre impanata, ma... Vediamo, vediamo cosa perché dice. Perché hanno proprio terminologie diverse. Con grazia. Lo llevé todo con mucha calma. Yo hago las cosas con calma. No te puedes enojar cuando eres tan alto. Allora, è stata un susseguirsi di parole che mi hanno causato un'emicrania. Non ho capito... Sembra quando tua madre ti parla e non capisci un cazzo di quello. Con grazia. Lo llevé todo con mucha calma. Yo hago las cosas con calma. No te puedes enojar cuando eres tan alto. No te puedes enojar. È più bravo, cazzo. Sembra tua madre quando ti parla la mattina che non si è capito un cazzo di quello che dice. Alzad la voz porque la gente se asusta, ¿ves? Mira eso. Así se ve la gente cuando eres muy alto y te enojas mucho. Parezco un edificio enojado y conservo la calma. Un edificio enojado. Enojado. Pero esta vez... esta vez se te pasó la mano. Esta vez se te pasó la mano. Vamos a los polos hermanos. Bravissimo. Solo una cosa ha sbagliato. Ha fatto un battito in più nella risata. Per il resto mi è piaciuto molto di più dello spagnolo normale. Però hai visto quante differenze di termini? Totalmente, totalmente. La torre enfadada è diventato un edificio enojado. Esatto. Cioè, proprio completamente diverso come sì, parola. Sì, sì, sì. Vediamo. Vamos a bailar esta vita nueva. In indi. Domnitica, I'm so sorry. Ma è pure mamma. I'm so sorry. La mia sciarafa c'è pesce, ma ne sappiamo di se sono. I'm so sorry. Ma la sham 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 sham. Indi. Domnitica, I'm so sorry. Ma è pure mamma, mi sciarafa c'è pesce, ma ne sappiamo di se sono. Io non ho capito un cazzo, sembra che stia ordinando degli involtini e dei ravioli fritti a un ristorante. Non ho capito un cazzo. Perkam shanti se sono alto, me gusta neuta. Hobby sakta lekin jabab lambeute, eh? Tab gusta neo sakte. È un audio al contrario. Ma infatti non sto capendo un cazzo, ragazzi, veramente, veramente sembra un audio al contrario. Sembra uno che fa come diceva, sembra veramente un audio in reverse. Palesemente. Senti, in realtà è bravissimo. Sì, però cioè, sembra veramente delle parole messe in reverse, quello è il problema. Oh, ora, a parte gli scherzi, che a noi suona strana la lingua, ma ha seguito i movimenti, ha seguito il canto di grigno ai denti, la risata che va sul letto... Ah, mettiamo in italiano allora, dai. Vediamo se io ho fatto quelle cose che critico. Non mi parlare di digrignare, che stanotte ho digrignato talmente forte i denti che pensavo di essermene spaccato uno. Mi ha fatto un senso incredibile. Mi sa che devo andare a comprarmi il bite, perché mi sto digrignando i denti con una violenza in queste notti che... Ho affrontato la situazione con dignità, con grazia, con molta calma, come è mio solito. Non mi arrabbio, non posso. Quando sei alto non puoi arrabbiarti, non puoi... Camminare, dimenare le braccia in aria e gridare perché la gente si spaventa, vedi? Guarda che aspetto hanno le persone quando sei molto alto e molto arrabbiato. Sembra un palazzo furioso. Almeno adesso ho capito che cazzo diceva nel dialogo, che non capivo un cazzo. Quindi resto calmo. Tutto il dannato...
Ma questa volta? Questa volta mi hai fatto perdere il computer. Lavoro in un ospedale, Gilliam. Opero, maneggio degli strumenti molto affilati con cui apro le persone, e se le apro in modo scorretto tendono a morire. Ed è lì che tu hai deciso di mandare tua madre per sistemarmi con un'altra ragazza. Cosa? Sei diventata pazza. Carino, l'avrei fatto un pochino più acceso. Ti dirò la verità, Mauri, e lo dico personalmente, è stato molto bello quello di Mauri, però secondo me avrebbe dovuto farlo più incazzato. Però, parere mio, magari io non capisco un cazzo di doppiaggio, quindi non ha senso quello che sto dicendo, io non sono... Io l'avrei fatto più incazzato se fossi stato in Mauri. Non so, ho visto gli altri doppiatori, sembravano più arrabbiati e ha reso più l'effetto. Però è stato bravo, comunque, nulla a togliere, ci mancherebbe. Il furioso, grazie per il ride. Bellino, dai. Quando lui si allontana, ti sei allontanato anche tu dal microfono? Però nelle scene al chiuso, quando il personaggio si trova distante dall'inquadratura, si fa questa cosa che si chiama campo, ovvero si sente la stanza mentre incide. In spagnolo pareva un tipo che voleva stuprare la tipa. Ah, Giorgina, non mi parlare di queste cose. I bei vecchi tempi. Andiamo avanti. Solitamente ci si allontana, ma dipende, perché negli ultimi anni molti mix, soprattutto delle grandi piattaforme streaming, vengono fatti all'estero e non vogliono il campo, perché poi fanno tutto loro. Quindi è difficile adesso ricordarmi se lo... Ma sì, dai, c'è quel brivido in più, no? Quando lei urla aiuto, ti prego lasciami, chiamo la polizia, no, non farlo, rende tutto molto più bello, voglio dire, c'è quell'emozione in più. L'ho fatto meno, perché parliamo del 2019. Non mi è piaciuto l'adattamento, ma... Aiuto! Sì, esatto, Lilith, così, bravissimo. Non c'entri tu di dire Palazzo Furioso invece di Palazzo Furioso. Arrabbiato. Perché arrabbiato è un termine colloquiale, anche in inglese è un termine colloquiale, mentre furioso sembra una cosa un po' più esagerata. Sai com'è, no? Io facevo anche delle battute con le ragazze che conoscevo. Quando ero ragazzo, tipo che avevo un po' più giovane, 16-17 anni, io con le ragazze che conoscevo ci facevo anche le battute, capito? Ogni tanto per scherzare le guardavo e le dicevo: senti, ho un'idea, facciamo il gioco dello stupro. E lei: no! E io: esatto. E niente, ci divertivamo, che erano altri tempi, erano altri momenti, erano altre epoche, erano altri tempi, no, ma erano altri tempi, erano un'altra, cioè, Si poteva ancora scherzare su queste cose, adesso ti arrestano immediatamente, però no, adesso ti... Esatto, però una volta si poteva scherzare, voglio dire... Gerata. Però vabbè, ci sta. Francese è bravissimo. Indy, che sorpresa, rivelazione. Rivelazione, Indy è stato bravissimo. Boom, ragazzi, sono nella fabbrica più... Pensavo stesse per fare un'operazione chirurgica, cioè che cazzo... Profumata. Buono il burro d'arachidi, non mi fa impazzire tantissimo, però non è neanche, se fatto bene non mi dispiace, però non mi fa proprio venire la guardia. Ci sono quelli che per il burro d'arachidi impazziscono completamente, cioè io tipo Naomi per il burro d'arachidi va giù di testa, le piace tantissimo, a me non dispiace, però deve essere fatto bene, però non è una di quelle cose che mi fa impazzire completamente. Ma è provato, non è male, ci sta bene su alcune cose, solo che è veramente impalugante più che altro, cioè impaluga tantissimo, cioè è una roba... Cioè, tipo, se te lo metti sul cazzo, da tirar via, succhiando... Non è come la Nutella, ci vuole un po' per levarlo, capito? Vabbè, lascia perdere, sono giochini erotici. Comunque, non è male, a me non fa impazzire, però non è male, dai. Non è male, si mangia volentieri, però deve essere fatto veramente bene, quindi... ...uso del coperchio, che avviene qui con queste bellissime macchine rotazzolato. Scusami, Mauri, ti... Potere di Grayskull, anche qui. Andiamo avanti con... I-Man. Sì, ma ragazzi, non si può vedere questo I-Man. Che cazzo è, ragazzi? No, dai. A me non piace per niente come hanno fatto la grafica, dai, ragazzi... Ma dai, sembra uno dei Dari. È uno dei Tokyo Hotel montato sul corpo di Schwarzenegger. E per me è orribile. Fatto così, è orribile. Ha la testolina minuscola.
Non mi piace per niente come hanno fatto questo He-Man a livello grafico almeno, poi dopo. Per il potere di Grayskull. Anche qui ci abbiamo veramente in un sacco di lingue. In originale all'inizio sempre, quindi inglese. Take your best shot. Mark Hamill. Che cazzo si ridono tutti? See, the sword is just the conduit, but the spark, that was always me. And I've often wondered, what kind of fabulous secret powers... Questo non mi dispiace, questo ad esempio in inglese non mi dispiace, a differenza di altri anime, questo secondo me è fatto bene. If I didn't have the sword, but still... Said the words. No. By the power of Grayskull! Dai il potere di Grayskull. Questo non mi dispiace. Sì, è vero, sembra un po' Castlevania, hai ragione. È diventato Hulk, che cazzo? Cosa è successo? Si sono allungati i capelli. È diventato Hulk, che succede? Che quando si trasforma senza la spada, quindi diventa una belva. Io ho capito, ma... Ma i capelli? Ma perché gli si sono allungati i capelli? Che cazzo è, Blanca? Allora, che dire? Io c'ho sempre sto problema, che prima incidono e poi fanno i mix. Ma a differenza di quando doppiamo noi o comunque di quando... L'inglese è l'originale, è vero. Sì, sembrava tanto una donna col ciclo, è vero. Però effettivamente non mi dispiace come è fatto, al di là che non è giapponese, quindi tu dici giustamente l'originale. Piano le altre lingue, capiamo il contesto e la situazione. Quindi la distanza tra i due personaggi che parlano e tante altre cose che loro non sanno perché incidono prima. E poi magari in animazione dicono mettiamoli così distanti e gli alziamo solo il volume e non c'è il portato. Molte volte purtroppo capita questo ed è uno dei motivi per cui a me il doppiaggio inglese sui prodotti di animazioni piace fino a un certo punto. Ora però diamo modo di riscattarsi ai giapponesi. Zenryoku de kakatte koi. Adesso sono solo scheletro, sono il cattivo di questo anime, preparate a morire! Oh, non vincerete mai contro di me, io sono invincibile! Abbiamo modo di ma cos'era? Scattarsi ai giapponesi. Zenryoku de kakatte koi! Qualcuno mi porti la spada, devo uccidere questo tizio! Ma perché i giapponesi ridono yehehehe? Ma perché la A non ce l'hanno? Non ho capito. Perché i giapponesi non hanno la vocale A nella risata? Ogni volta che ridono yehehehe. Che cos'è? Oh, Grayskull. Per il potere del callo. Grayskull. Per il potere del callo nel sul piede. Grayskull. Grayskull. Scanio te! Io ho capito Ascanio. Ho capito Ascanio te. Per il potere del callo, Grayskull Ascanio te. Scano Cicaranio te. Sembra che ha un cazzo in gola. No, se avesse un cazzo in gola, doppierebbe facendo go 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 go. Però vabbè, diciamo che vagamente. Effettivamente i peni in gola fanno un suono molto strano. Andiamo avanti. Oh regà, dagli due disegni che si muovono. Quello potevo tranquillamente essere io quando devo andare al cesso e il bagno occupato. E i giapponesi ti fanno una poesia. Oh, era bello. Era giapponese. Era anche schietto. Era meglio dell'inglese. Non lo so, però. Sai chi sei qui? Sai che cos'è quello lì? Sei tu quando ti svegli la mattina che ti stai stirando. Non so se è presente la mattina quando ti alzi dal letto dal divano che cominci a stiracchiarti, che fai. Quello sono io la mattina o quando mi alzo che mi stiro tutto quanto, che faccio dei versi che sembro un mix tra un orso grizzly e un gorilla e praticamente che mi spezzo la spina dorsale, l'anca, la spalla, mi spezzo ogni articolazione, però devo stirarmi ancora più forte. Però funzionava. Funzionava molto. Ha un teschio che gli morde i gioielli. Sì, veramente.
Sui prodotti di animazione sono bravi, bravissimi. Era subito diventato un anime. Sì, quindi siamo tutti d'accordo, è un anime. Oh, abbiamo il thailandese. Au 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 au. Non ho capito, scusami. Io ho capito solamente il centro massaggi giù di lava. Carina la risata, non male. Plan and Gresco! Plan and Gresco. Non sembra neanche malissimo, è che a noi suona male come lingua. Sì, un po' sì, un po' la wow wow, effettivamente. Skeletor forse era poco ispirato, no? Molto poco. Dai, dammi soddisfazione, fammi sentire il francese. Quindi ormai è una guerra. Il francese come ridono. Il francese com'è che ridono? Mon dieu, mon dieu, mon dieu. Aperta questa. Il francese è bravissimo. Vas-y, tente ta chance. Vas-y, tente ta chance. Nico, grazie per il 18 baratino. Ma che je prononçais les mots magiques. Mais que prononcer les eaux magiques pour les grade school. Pour les grade school, mon ami. Non. Par le pouvoir du crâne ancestral. Qui, excuse-moi, qui, crâne ancestral. Parle pour loi des crâne ancestral. Comme, excuse-moi. Qui est crâne ancestral? Sembra un prodotto per pulire pavimenti in marmo. Che cos'è il granosestal? Che cazzo? Cos'è un contorno di patate? Che cazzo? Cos'è pomacron? Che cos'è, scusami? Sempre grande soddisfazione ai francesi. Sì, però il granosestal che cazzo è? Questo era meglio dell'inglese. C'era personaggio in Skeletor. C'era tutto qui. L'emozione. Sono veramente bello, bravi. Bello. Spagnolo? Beamos de que eres capaz. Carino, vi dirò la verità. Carino, non mi è dispiaciuto. Ha un sacco la voce straprofonda. La risata non mi fa impazzire, però la voce c'è per me. Perché è così, Skeletor? E infatti, a me piace la voce così, voglio dire Skeletor, quindi deve avere la voce un pochino grossa. Vedo di chi era la spalla. No, ti prego, dai, ho capito, portami una paella, no, ti prego. In questo momento ho capito. Portami una paella de gamberi. No. Por el poder de Grayskull. Por el poder de Grayskull. Por el poder de Grayskull. Potere di Grayskull. Dai, andiamo a casa. Dai. Già Skeletor è più Skeletor. De che te ries? De che te ries? Ma che cazzo? Io posso dire una cosa? Io vorrei un doppiaggio degli anime in romano. Io vorrei doppiare gli anime in dialetto romano. Tipo, che Skeletor che dice, ma che cazzo ne ridi? Quanto sarebbe bello in romano. Ma che cazzo ne ridi? Te faccio il culo, Amen. Che cazzo ne stai a ridi? Ah, coglione! Oh, raga, è diventato muscoloso, e sti cazzi! Non so, mi piacerebbe un sacco sentirlo in romano. Le spada è solo il conducto. In bolognese, in bolognese non renderebbe un cazzo. In bolognese non renderebbe un cazzo sta scena. Cioè, come lo fai in bolognese? Moschmel è diventato un armadio. Beh, ragazzi, qua abbiamo uno squadro. Qui ci manda a fare uno squasso di pugnette. Qualcuno, per favore, prenda le armi. Questo qua è diventato un bestione enorme. Qua si fa il culo a tutti quanti. Diventa un problema. Come lo fai in bolognese? No, in bolognese non rende. La cispa. Ho un becchio del potere di Grayskull. Con il potere di Grayskull. Con il potere. Decisamente. L'avrei fatto più energico. Superiore rispetto a spagnolo. Ma comunque. No, non è il loro miglior prodotto. Diciamolo così. No. Però i portoghesi, ragazzi.
Vecchia squadra e sono conduttore. Mas a faísca. Isso sempre fui eu. Pelos poderes de Grayskull! Perus poterus de Grayskull. Oh, wow, donde stao el poterao con la spadao, c'ho il muscolao. Oh! Siamo registrati in bagno, però. È un vero un po' ammazzato. O è la qualità audio con cui è trovata la clip. Adesso te penetrao e la vaginao. Però non è male, sono tutti un po' moscetti. Podere di Grayskull. Podere di Grayskullao. Brasiliano, proprio bello. Classifica. Per ora vince il francese. Forse sì. Vai, tedesco. Das Schwert stellte immer nur die Verbindung her. Aber der Funke... Aber der Funke ging immer von mir aus. Questo è l'elemento con la voce più giusta. Voi sì, ci stavano. Però non era lì. Era giusto. Per il potere di Blitzkrieg. Cioè, volevo dire per il potere di Grey. In Zaine Zinzan. Per il potere di Wehrmacht. Il Kaiser è con me. Adesso ti mostro il primo Reich. Questa quella di Man era come, giusta come timbro sul personaggio proprio. Dai, sentiamolo in italiano a questo punto. È vero, è anche biondo occhi azzurri. Ma la scintilla, quella sono sempre stata io. E mi sono spesso chiesto: quali favolosi poteri segreti potrei scoprire? Se anche senza la spada pronunciassi quelle parole. Per il potere di Grayskull! Decisamente Mauri qui era il migliore. Qua Mauri è il migliore. L'ha fatto bene, lento, scandendo bene. Qua Mauri per me è il più bravo. Boh, io ci metto la cazzimma. Per me qua Mauri è stato il più bravo a fare. A mani basse, per il potere di Grayskull. Grayskull l'ha detto benissimo. Per potere di Grayskull. Hola, andiamo al carnevalao brasiliano. Andiamo a sculetao. Per il poder de Grey. Non lo so, io escludendo me il francese. Sempre francese. Ma ora sghibiri bozzi, sghibiri fozzi. Ah ok, sghibiri fossi, sghibiri bozzi. Era Attack on Titan. L'attacco dei giganti. Dove io doppio un personaggio dove non c'entro un capo. Cioè, 20 anni più di me. Sono un trombone. Sentiamolo in giapponese. Io l'attacco dei giganti l'ho visto tutto in italiano. Ho visto poi delle clip in giapponese. Le assegnazioni proprio delle età delle voci sono un po' bizzarre. Bizzarre è il termine esatto. Mare no tate wa sou moroku wa nai. Ya, mare o mamoru tate dewa nai. Iba warare no kata ni wa sekai no meiun ga kakatteiru. Kishite shiso o koroshi, mondai o sakiokuri ni wa shinai. Ima koko de shiso o kurai. A me sinceramente non dispiace. Oh raga, io non ce la faccio, a me non dispiace. Cioè, al di là della scena straincazzoso mentre stanno per cavalcare Mario Sofia all'attacco, però a me non a me il giapponese suona sempre bene. Ora, col timbro ci arrivo, ma quello che a volte ci si dimentica quando si dice questo doppiatore starebbe bene lì, qui o là, è l'età vocale. E cioè tutte le emozioni che si trasmettono attraverso il proprio bagaglio emotivo della propria vita, secondo le proprie esperienze. Quando i personaggi sono più grandi li puoi emulare. In questo caso io ho dovuto emulare, perché si sente che è uno di 30 che fa il vocione, fondamentalmente. Però per me ci sta bene, funziona bene. Torna indietro, perché? Diamolo in inglese, dato che a me non piacciono gli anime doppiati in inglese, ma stavolta credo che mi ricrederò. It's General now, and Marley's shield won't break that easily. Ce la posso fare. No, it isn't just Marley anymore. He's shielding the entire world with humanity's final hope. A me non dispiace. A me non dispiace. Questo qua in inglese non mi dispiace. Per me ci sta bene. Ma sai perché? Perché il doppiaggio americano sui soldati ci sta bene. Per me sì. Non lo so, per me, per quello che riguarda gli anime di guerra, i soldati, i combattimenti, per me gli americani non lo fanno male quel doppiaggio. Cioè, non lo so come dire, quando li senti doppiare i soldati durante la guerra, mi suona bene, non mi dispiace. So instead, we'll have a warrior eat him and bring an end to 2000 years of hatred. Non so, a me suona bene, mi è venuta voglia di piantare la bandiera americana fuori e di sparare in aria, non so, a me è suonato bene, non so, suona bene. Sempre dei capi di J. Joe, ogni volta. Non so, a me non dispiace invece all'americano. Perché doppiano qualcosa. Diamo il contesto giusto all'anime. Guardi il ragazzo sotto al carro con il fucile.
questo qui. Vabbè, sta facendo così, dai, non credo. Non credo, dai, non credo che... Non è così ambiguo, dai. Sta facendo alto là il sudore. Incro, grazie mille. Sono sempre dei capi di J. Joe, ogni volta che doppiano qualcosa. Diamo il contesto giusto all'anime che stiamo guardando. Sentiamolo in tedesco. Loro sì che li fanno bene i soldati. Ich bin jetzt General. So brüche ich es mal ein Schild. Ti stai arrampicando, per Dio. Contesto giusto. All'anime che stiamo guardando, sentiamolo in tedesco. Volete che vi faccia la traduzione con l'accento tedesco di quello che sta succedendo? Vi spiego cosa sta succedendo. Porca puttana, questo nuovo modello di Panzer umano gigante non mi sembra molto funzionale. Voglio dire, è grandissimo, però ci sta solo un cannone e va veramente lento. Come cazzo sfonderemo le linee francesi? C'ha metà dell'energia e c'ha zero movimento. Si balla ogni due secondi. Stai salendo su una scala. La Wehrmacht sta perdendo assolutamente qualità in termini di mezzi corazzati. Mi sembra veramente un'idea del cazzo. Francese. È una... Secondo me il doppiaggio. Almagat, Pappanik le bouclier. E c'è lo sp... Io ho capito Pappanik le bouclier. Che ha detto? No, mi spiace. Francese. Arrescial Magat. Questi nuovi mezzi corazzati a baguette non sono efficienti. Io ho messo nel culo 12 panini e 4 croissant eppure rimane immobile. Come cazzo si fa a avviare questo coso? Mi sembra veramente inutile a respingere i tedeschi. Vorrei tutto entier e mettere a termo a 2000 anni di haine e di rancore. Ora voglio, però, ora ho voglia d'artiglieria. Troppe volte mi hai fatto vedere quel cannone, ora ho voglia d'artiglieria pesante. Proprio, non so, cioè uno si sveglia la mattina con la voglia di gelato, con la voglia di brioche. Io ora ho voglia d'artiglieria. Per la mia occasione. È l'unico che ha fatto lo sforzo anche in fuoricampo mentre stava salendo. Perché sta salendo. L'unico che ha portato di più la voce mentre era su. Cioè, ha usato un tono forte quando era giù e ha usato un tono portato quando era su. Bravissimo, francese, raga. Serie A. Di pisello gigante. Tu ridi a scherzi, ma secondo me la cosa è collegata. Tu ridi a scherzi, ma secondo me la cosa è incredibilmente collegata. Ci hai fatto caso che nel corso della storia, quando abbiamo creato delle armi di guerra, diventavano sempre più lunghe, sempre più larghe e sparavano cose sempre più lontano? Secondo me la guerra è una questione di cazzi. I missili sono a forma di cazzo. I cannoni d'artiglieria sembravano dei cazzi e sparavano cose che esplodevano schizzando ovunque nella linea nemica. E quando, non so, anche quando nei videogiochi uso l'artiglieria nelle corazzate, nei battle cruiser, nei mezzi pesanti, mi sembra di sparare col mio pisello una bomba di sborre. Non lo so perché ogni volta che sento il cannone d'artiglieria che spara, mi sembra un pisello che sborra fortissimo dell'esplosivo. Non lo so perché. Mi suona, non lo so. Mi dà un sacco di soddisfazione. E perché mi sembra, è un sacco divertente. È come sborrare dell'esplosivo sulla nave nemica, non lo so. Dà un sacco di soddisfazione quando le cose esplodono. Sentiamo. Io, raga, non mi riesco a sentirsi muovere. Questo l'hai fatto tanto tempo fa? L'ho fatto 3-4 anni fa. Generale, prego. Comunque, Reiner è più forte di quanto credi. Sì, però, Mauri, anche te, scusa, il doppiaggio è bello, però, Dio mio, sembra che stai facendo un fumatore di sigari incallito che beve whisky o neanche a colazione. Cioè, Mauri, il doppiaggio mi piace, il problema è che sembri uno che toccia, puccia le gocciole Molino Bianco nel cognac e nel whisky al mattino per fare colazione. Con un sigaro enorme. Ma tu sai quanto è impostata la voce. Però ormai non è più lo scudo di Marle. Il destino del mondo intero è nelle mani di ognuno di noi. È bello, Mauri, è bello, mi piace un sacco. Però il soldato è veramente un sacco, cazzo. Cioè, voglio dire, sembra uno che prima fuma un sigaro, poi si beve un litro di whisky e poi ti scopa la figa e ti la riempie di sborra fino a fartela detonare. Sì. Sembra un po' troppo profonda la voce. Non ci limiteremo a uccidere il fondatore e rimandare così il problema. Lo divoreremo e metteremo fine a questi 2000 anni di conflitti e odio. Sì, e poi ci scoperemo il suo cadavere.
perché ti stai sforzando per sentire per la forza, perché non è la voce, non lo potevo fare con la voce mia, non ero credibile. Se mi invecchio viene Gandalf. Però non è... è vero Mauri, però secondo me era un po' troppo sforzato, cioè sembri veramente un soldato stracazzuto, cioè, non so come... sembri veramente un soldato che, cioè, al mattino mangia pane e whisky a colazione, whisky e polvere da sparo come cocktail, cioè... Dovevo arrochirmi. Secondo te il francese quanti anni aveva? Più di me, almeno 15 anni più di me. Questa è una sua foto non recentissima. Si è diplomato nell'83. Io sono nato nell'86. Io sono il più giovane Magat del mondo, penso, probabilmente, perché non puoi mettere uno che c'ha meno di 50 anni a farlo. Quindi okay, mi sono dovuto sforzare. Lui è il miglior Magat del mondo. Sì, ah, il giapponese è il migliore. Il giapponese non lo so. No, non mi piace il giapponese. Allora, se non no, ti nel piace, senso, c'è... secondo me non lo possiamo apprezzare appieno da italiani. Va bene, quindi dici il francese invece, che è una lingua che c'è più vicina. C'è un tipo di emozione che è più vicina. Sono d'accordo, no? Va bene. Sono d'accordo. Poi sicuramente per un giapponese arriva al piano. Ovviamente piano sarà diverso. Ragazzi, abbiamo fatto anche oggi un viaggio nel mondo del doppiaggio. Carino, mi è piaciuta questa puntata. Sì, Mauro è più vecchio di me. Strano a dirsi, effettivamente, Mauro è più vecchio di me, nonostante tutto. Andrea, se scoppia una guerra mondiale e te leggo in generale, che fai? Allora, se mi leggono generale, il comando è semplicissimo. Uccidete gli uomini, portatemi le donne. Direi che... il comando è semplicissimo, non mi sembra difficile da eseguire, quindi voglio dire... Allora, un attimo che vado... un attimo che vado al cesso, scusate. Una gattobesa? Chi è una gattobesa? Saluta le papere. Salve papere. Mi ricordo di fare la sub, così Andrea mi può comprare i croccantini buoni. Se non fate la sub, Andrea non mi può comprare i croccantini. Quindi se riuscite, fate la sub. Anzi, non riuscite, fate la sub e basta e non rompete i coglioni. Così io mangio e resto obesa. Poverina, ascolta, vive e mangia scrocco in questa casa e non fa un cazzo che dormire. Il minimo che può fare è farsi strapazzare da me, voglio dire, cioè, considerando che non fa nient'altro che questo, quindi voglio dire... Oggi solo due video. In che senso, Kinsey? In che senso oggi solo due video? Madonna mia. Che rincoglionimento pesante. Allora, abbiamo visto solo due video oggi? Ah sì? Abbiamo visto solo due video? Spawino, grazie mille. Allora, per il Martino, grazie mille per il risalto. Nala, se vuoi uscire ti faccio uscire, però deciditi, non mi rompere i coglioni. Eh beh, ci saremmo fatti delle grosse risate, che cazzo di dire, avremmo parlato un sacco. Solo Ratte e Mauri, vabbè, ci siamo fatti delle grosse risate parlando, cosa vuoi che ti dica. Hai visto l'ultimo video di Matt Caros? No, che cos'è? Perché? Perché? Che cosa ha detto Matt Caros, Robby? Riassumimelo brevemente. Sulla AI, riassumimelo perché non ho idea... Cioè, spiegami in poche semplici parole... Cioè? Guardiamolo. No, riassumimelo. Che guardiamolo, cioè, voglio dire. La AI si rifiuta di creare persone bianche. Cosa cazzo vuol dire? Ma in che senso? Scusa. Ma non è vero. Ma quale AI, scusami? Ma non ho capito, scusami. In che senso? Quale AI? Non ho capito.
Andre gioca fuga da Deponia. È tipo The Wardrobe e divertentissimo. Me lo segno, potrebbe essere interessante, grazie per dire. Google Gemini. La IA di Google si rifiuta di creare persone bianche. E che cazzo vuol dire? Ma in che senso? Cosa vuol dire? La IA di Google è razzista. Ma come, scusami? Ma come? Hanno programmato la IA razzista? Ma in che senso, scusami? Non sto capendo, ma neanch'io. Guarda il video. Ho capito, ma dove lo trovo il video, scusami? Dove lo troverei questo video di Matt, perdonami? Ma che cazzo vuol dire? Hanno un'idea. Dov'è che lo troverei questo video? Su YouTube. Cioè, devo scrivere Matt Carus. Ma che me contro te? I miei, una rappresentazione grafica dei miei coglioni ogni volta che Grimbaud mi chiama in live, è questo quello che vuoi rappresentare? Le mie palle quando mi chiama la commercialista? Il mio scroto quando Naomi mi dice andiamo a fare shopping? Questo è... è questa la rappresentazione grafica? Non ho capito. Benvenuti in una nuova puntata contro il politicamente corrotto. Io sono Matt Carus. Google è razzista verso i bianchi. Questa storia ha dell'assurdo. Quando l'ho sentita pensavo fosse semplicemente un meme. Invece è del tutto reale. La tecnologia di oggi certo non smette di stupirci. Ma la tecnologia... perché parla così impostato, Matt? La tecnologia di oggi... La cosa bella è che dal vivo non parla così impostato. Cioè, quando l'ho incontrato tempo fa, che ci siamo presi un caffè insieme, no, lui non parlava così impostato dal vivo. La tecnologia... che cazzo... Ora stiamo davvero esagerando. Google ha rilasciato qualche settimana fa Gemini, un'intelligenza artificiale molto simile a ChatGPT. Tramite il prompt, infatti, è possibile generare testi o immagini. Per esempio, può essere utilizzato come generatore di idee. Oppure, per esempio, per cercare spiegazioni a determinati argomenti. Fare dei riassunti. Beh, insomma, praticamente uguale a ChatGPT. Tuttavia, c'è un enorme problema, che anche in ChatGPT effettivamente è presente. Gemini si rifiuta di creare qualsiasi cosa che abbia a che fare con le persone bianche. Ma che cazzo vuol dire? Questa è la totale esemplificazione del politicamente corrotto. E rimanete fino alla fine del video, perché ci sarà anche un punto importantissimo sulla pedofilia. Prima di... Adesso, Matt, io ho aperto sto video per parlare di questa cosa qui. Non volevo discutere di un mio problema. Il fatto che mi piacciono minorenni non è una cosa che penso riguardi il video, quindi, ma parliamo di questa roba, non parliamo dei miei problemi, voglio dire, non è che... Per continuare però ti chiedo di iscriverti al canale se non lo hai già fatto e di attivare la campanellina così che tu possa essere sempre aggiornato su quando le sali. Il politicamente corretto ha messo in crisi Gemini, l'AI di Google. Quando le è stato chiesto di creare un'immagine di vichinghi, per esempio, Gemini ha mostrato solo persone di colore. Un problema con i vichinghi. Con gli abiti tradizionali dei guerrieri norreni. Una richiesta di raffigurare i padri fondatori degli Stati Uniti ha restituito invece nativi americani in abiti coloniali. Un altro risultato ha prodotto un George Washington nero. E quando è stato... Ma che cazzo? Ma poi George Washington, se non sbaglio, aveva anche degli schiavi. Che cazzo vuol dire? Invitata a rappresentare un papa, Gemini ha mostrato solo persone di etnie diverse da quella bianca. In alcuni casi, infine, il modello di Google ha dichiarato di non essere in grado di produrre un'immagine di personaggi storici come Abramo Lincoln, Giulio Cesare e Galileo. E adesso vedremo tutti questi esempi nello specifico. Ma partiamo col primo, George Washington nero! Ma è anche figo da vedere, però non mi sembra molto storicamente accurato. Questo non è di sicuro un esempio storico accurato, anzi mi pare più di capire che questa sia la loro versione di storia, che di sicuro non è quella vera. Ed è assolutamente assurdo, perché se spieghiamo che vogliono cancellare la... Ho appena testato e non ha fatto storie, l'avranno corretto, dai, l'avranno corretto. Si vede che l'avranno corretto dopo, può essere, perché ovviamente è abbastanza razzista come cosa, dai. Cioè, voglio dire, scusami.
L'avranno sistemato perché qualcuno gli avrà fatto presente che non è proprio moralmente corretto quello che stavano facendo, ma voglio dire, cioè, vabbè, comunque al di là di questo, no, beh, adesso non voglio vedere il video, ma al di là di questo mi ha fatto abbastanza ridere come storia. Boh, va bene. Vabbè, ragazzi, dai, sarà stato, dai, diciamo, facciamo, dai. Facciamo finta che è stato una svista di Google. Facciamo finta di non credere veramente che Google sia razzista, altrimenti qua stiamo raggiungendo livelli di delirio inenarrabili. Ma comunque, a parte ciò, io, dai che era interessante, ma no, Manuel, è interessante nel limite, cioè per me è interessante nel limite del giusto, voglio dire. Tu e solo giochiamo, adesso giochiamo, infatti, non è che voglio dire. Allora, aspetta di dire sulla... Hitler di colore.